Simona Ventura e Gerò Carraro. Amore al capolinea. Le avvisaglie c'erano già state nei giorni scorsi, nelle settimane precedenti, ma adesso è davvero ufficiale. La storia d'amore tra Simona e il figlio d'arte è giunta a conclusione. Dopo 7 anni di fidanzamento, dunque, la Ventura torna single. E la notizia arriva a poche ore dalla nuova puntata di Temptation Island, programma televisivo che ha riabilitato, nuovamente, proprio la conduttrice torinese grazie agli ottimi ascolti e il seguito del suo reality show. Però, come spesso accade nella vita dell'avventura, non tutto va alla perfezione. Se il lavoro è in un periodo buio c'è l'amore, se il lavoro va a gonfie vele ci sono i problemi sentimentali. Non è la prima volta che capita. Agli albori del 2000, nel suo periodo di massimo successo televisivo, i problemi con Stefano Bettarini la fecero rallentare parecchio. E proprio lei, nelle scorse settimane, al Corriere della Sera, ha rivelato di aver subito anche degli attacchi pesantissimi. Dovevo fare ogni settimana il test antidroga perché volevano togliermi i figli. Già, Niccolò e Giacomo che adesso sono diventati grandi, e sono riusciti a farmi avvicinare mamma e papà. Perché tra Stefano Bettarini e Simona Ventura adesso i rapporti sono più distesi anche grazie alla presenza di Nicoletta Larini, fidanzata dell'ex calciatore. Punto. Ma dicevamo della fine della storia d'amore tra Simona Ventura e Gerò Carraro. A dare notizia dell'addio sono le foto esclusive pubblicate dal settimanale Chi, in edicola da mercoledì 10 ottobre, in cui la conduttrice torinese è al ristorante con l'ex marito Stefano Bettarini, e il resto della famiglia per festeggiare il 20° compleanno del primogenito Niccolò. Simona è tornata single, si legge, e, nonostante le smentite di quest'estate dopo la pubblicazione delle foto di lui con un'altra, ora la loro rottura è ufficiale. Punto. Già lo scorso settembre, la conduttrice di Temptation Island aveva confidato di vivere un momento di difficoltà con il compagno, scandito anche dai problemi di salute della madre. I nervosismi però, dopo qualche tempo erano rientrati. A marzo poi, sono arrivate nuove voci di crisi, diffuse da Novella 2000 e smentite da Superstimo in persona. Questa estate in seguito, gli scatti in compagnia di un'altra donna, non lasciavano dubbi anche se la Ventura aveva confidato si trattasse del loro avvocato.